Buonasera, benvenuti all'appuntamento con Dentro la Notizia, il contenitore di Econews e Teleponte per parlare di quello che accade un po', che la cronaca di Teramo in questo caso ci racconta in questi giorni. In particolare lo saluto per essere qui con noi, l'assessore alla cultura del Comune di Teramo, Andrea Core, grazie di essere qui e vorremmo proprio un po' andare a vedere. Che cosa, la cultura, dobbiamo dire, è un settore che il su cui il coronavirus ha picchiato forse in maniera più forte che in tutti gli altri ambiti, ma qualcosa a Teramo si sta muovendo, in generale una serie di progetti che riguardano anche la rigenerazione urbana, parliamo di teatro romano, di edifici pubblici che probabilmente, insomma, grazie al sindaco ha presentato questa sua idea di Teramo città capoluogo, insomma, grazie anche all'ordinanza Teramo per la ricostruzione potranno essere velocizzati, i procedimenti potranno essere velocizzati, ma in particolare volevo parlare proprio a proposito del teatro romano di una riqualificazione in generale di quell'area che proprio in questi giorni, e forse siamo in dirittura finale, ha riguardato anche una ristrutturazione. Che poi probabilmente prevede anche una ricollocazione del mercato coperto di Teramo. Si è intervenuti un po' in emergenza per interventi dei NAS perché si erano rotte alcune strutture, altre dovevano essere sanificate. Si è andati a una rimodulazione dell'intero spazio. Sì, assolutamente sì. Innanzitutto grazie per l'invito. È sempre un piacere poter intervenire e raccontare quello che è il lavoro che quotidianamente mette in campo l'amministrazione comunale. Come dicevi bene, questa amministrazione sta cercando di recuperare il terreno perduto negli anni passati per andare a riqualificare, andare a colmare quelli che evidentemente sono dei vuoti urbani che si sono generati nella nostra città. Troppi sono gli spazi, o meglio, troppa è l'edilizia pubblica che è stata abbandonata un po' a se stessa e che Causa necessita anche il sisma, assolutamente, causa abbiamo avuto tante soprattutto ragioni. le vicissitudini, i drammi che l'Abruzzo resiliente, la Teramo resiliente ha dovuto superare, a cominciare dagli eventi sismici che vengono dal lontano 2009, quando subimmo l'onda lunga del sisma Del sisma aquilano e aquilano. poi con il 2016, il 2017, la nevicata. E da ultimo il coronavirus. Ricordavi assai bene come purtroppo questa emergenza, il Covid, che in qualche modo rappresenta la contingenza oramai da un anno, ha picchiato duro, forse più duro, proprio sul Beh mondo sì, della cultura. Più parliamo volte. di musei chiusi, cinema chiusi, teatri chiusi, quindi anche con una programmazione penso più incerta di sempre. Assolutamente sì, quella è la più grande difficoltà, perché più volte abbiamo provato a chiedere come assessore alla cultura, al di là del colore politico, l'abbiamo fatto sotto il cappello dell'ANCI, quindi dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, guardando oltre quello che era il colore politico di ognuno di noi, ma abbiamo provato a raccontare di come la cultura dovesse rappresentare quel motore per il rilancio della nostra società, ancor più in questo momento di fermo, di blocco rappresentato dal Covid, e quindi ripartire proprio dalla cultura. Doveva essere questo il mondo dal quale dare un nuovo slancio per una ripartenza dopo la prima fase emergenziale. Purtroppo questo non è avvenuto, ma non mi voglio dilungare su critiche da rivolgere tanto al governo nazionale quanto al governo regionale, ma stiamo ai fatti. Finalmente domani riapriranno i luoghi della cultura di Teramo, riaprirà la Il Pinacoteca museo. Civica, riaprirà l'Arca con l'esposizione relativa alla mostra dell'artista Ivan Di Antonio. E quindi l'invito a tutti quanti i nostri concittadini ad andare a visitare, nel rispetto della normativa, in piena sicurezza, questi luoghi della cultura come luoghi di evasione da una quotidianità che tante volte finisce per Si opprimerci. fa un bene alla cultura e un bene a se stessi, poi Assolutamente. Prima di tutto si fa un bene a se prima di stessi tutto a perché in se qualche modo stessi. proviamo a ritessere le fila, a ripartire da un messaggio evidentemente positivo. Come ricordavi tu, l'amministrazione d'Alberto verrà sicuramente ricordata per quell'accelerazione che ha voluto dare e che è riuscita a dare sul tema del teatro romano, quindi un recupero
Sì, è una situazione che sembrava un po' bloccata. Sembrava, era bloccata, più Era che bloccata. sembrava. Dopo tanti anni siamo riusciti a riavvolgere in qualche modo la matassa, a ripartire da quel fermo nel quale abbiamo ereditato la situazione, a riprogrammare, a portare avanti quella che era la progettazione. Quindi siamo arrivati finalmente alla validazione del progetto, che avverrà a giorni, a ore, nel comune di Teramo, e poi potremo procedere con lo stralcio, la messa a gara dei primi lavori del Teatro Romano. Oggi finalmente il comune di Teramo è padrone del proprio destino. Questo è un messaggio che va oltre lo slogan, ma che in qualche modo rappresenta come l'amministrazione comunale è riuscita ad impadronirsi e non a subire una situazione, a poter dettare i tempi, le tempistiche di intervento su quello spazio che da sempre rappresentava un fiore all'occhiello che però stava appassendo, perché evidentemente non riuscivamo a capire come potesse in qualche modo valorizzare la città di Teramo e rappresentare quel punto di forza, quel punto di attrattività nei confronti di un turismo culturale sul nostro territorio. Però è altrettanto chiaro che ogni tipo di intervento culturale non può essere vissuto fuori contesto e quindi va necessariamente messo in sinergia con tutto ciò che avviene nel contorno e nel resto dello È spazio. esattamente per questo che parlando di cultura, di iniziative culturali, ho parlato anche della ricostruzione, per esempio, che potrebbe andare a riguardare, rimanendo nella zona, il Braga, il Assolutamente sì. Teatro Romano che ci dice, insomma, è già sta facendo passi avanti. La riqualificazione in genere nell'area, lì di Via Muzzi, non addentriamoci in questi argomenti che tra l'altro non sono di nostra competenza in questo momento, e parlavamo del mercato coperto, che anche quella è una struttura che in quell'area insiste molto dal punto di vista commerciale, ma abbiamo scoperto non solo. Assolutamente, non solo abbiamo rispettato quello che era un impegno preso in campagna elettorale, e su questo consentimi di fare un po' di chiarezza, perché ovviamente alcuni passaggi, alcune dichiarazioni sono state strumentalizzate. Quando parliamo di un recupero da un punto di vista culturale del mercato di Piazza Verdi, evidentemente non ci riferiamo all'intero edificio, nessuno pensa di snaturare quello che è il ruolo che ha il mercato Questo coperto a Teramo. ce lo aveva confermato anche l'assessore al commercio Assolutamente, con Filipponi, Antonio verrà restituito ai commercianti, verrà viene dedicato anche ripensato, alla ristorazione, prodotti esattamente, tipici, e su viene questo. ripensato sul chilometro zero, su questo ha già detto tanto l'assessore Filipponi, quindi una riqualificazione dell'intero stabile con una vocazione commerciale agroalimentare connessa anche al mondo dell'enologia. Però evidentemente non poteva essere solo questo il mercato coperto, per questo nel 2019 l'assessora alle politiche giovanili, Sara Falini, ha avviato un progetto che oggi io ho ereditato e che sto portando avanti con grande interesse, il progetto Sinergie dell'ANCI, che era un progetto relativo al mercato culturale urbano, che adesso proverò a spiegare ai nostri spettatori. Space Space market, market, iniziamo. utilizzando un anglicismo. Evidentemente è la riqualificazione di quelle che potremmo chiamare le due vetrine del mercato di Piazza Verdi, le due che insistono sulla piazza dove una volta vi erano una macelleria ed una pescheria. L'amministrazione ha deciso di riqualificarle e, aggiudicandosi questo bando per circa poco più di 300.000 euro con l'ANCI, di coinvolgere insieme al Comune di Ascoli una serie di realtà del territorio e non solo, per far sì che quei due spazi diventassero degli incubatori, ossia dei luoghi nei quali i giovani teramani under 35, questo è un requisito essenziale, il progetto si rivolge a tutti coloro che hanno meno di 35 anni di età. Questo perché evidentemente vi è una forte esigenza di andare a dare spazio a una giovane generazione che evidentemente sul mercato di oggi non trova spazio. Io lo sento particolarmente come tema, evidentemente per una motivazione anagrafica. Io appartengo alla generazione degli under 35, di quei giovani che hanno le capacità, che si stanno formando, ma che poi trovano difficoltà nell'entrare in un mondo del lavoro e fanno ancora più difficoltà in un mercato come quello della cultura, dell'arte, che Assolutamente vero. evidentemente tante volte rischia di essere respingente. Quindi creare a Teramo due spazi di incubazione nel quale le migliori energie entrino in connessione, riescono a sviluppare dei percorsi virtuosi,
inizino innanzitutto dal riqualificare quegli spazi, dal dare nuova vita a due locali evidentemente abbandonati. Cioè saranno le realtà stesse a Assolutamente sì, a riqualificare fare gli una spazi. progettazione di rigenerazione urbana sia da un senso fisico, e quindi andando a ristrutturare quegli spazi, ad ammodernarli e a renderli dei luoghi accoglienti, che poi diventeranno spazio per una rigenerazione culturale, e quindi non più da un punto di vista esclusivamente fisico, ma come centro di aggregazione. Formeremo 17 figure, 5 saranno dei manager culturali, 6 saranno dei musicisti in forma singola o aggregata, e altri 6 saranno dei rigeneratori creativi, ossia saranno 17 figure appartenenti a diversi mondi, da quello musicale a quello architettonico barra di rigenerazione urbana, fino al mondo della rigenerazione creativa, che dovranno dialogare tra di loro per andare a creare una progettazione, una nuova visione della città che sarà figlia di un confronto tra le maggiori e le migliori esperienze del territorio, perché evidentemente queste 17 figure dovranno rispondere ad un avviso pubblico e quindi dovranno essere Questo, 17 figure. come andrete a individuare Ma sarà queste una persone e selezione. poi a chi, anche chi dovrà fruire e organizzare quegli spazi? Sarà una selezione pubblica a tutti gli effetti, quindi con il relativo Con un avviso, bando, con un bando che verrà requisiti, pubblicato richieste, nelle eccetera. prossime settimane dal Comune di Teramo, con i requisiti richiesti, con la prospettiva richiesta, perché a chi si candida chiediamo di presentarci in qualche modo un progetto su quel che ritiene essenziale, vitale per la rigenerazione di Teramo e la rivitalizzazione di quello spazio di cui si andrà Aperto ad ad occupare, associazioni, a in singoli. forma singola o associata, quindi sia associazioni che singoli potranno partecipare a questa fase di progettazione, sulla quale sarà necessario lavorare per dare una prospettiva alla città. Quindi loro avranno il compito di descrivere la Teramo del domani, immaginare la Teramo del domani, metterla nero su bianco e poi lavorare per questo, perché è un progetto che è stato finanziato dall'ANCI a 3 anni, dalla sua approvazione, quindi dal 2019, 20 e 21. Evidentemente subirà dei fisiologici ritardi dettati dall'emergenza Covid, ossia per tutta quella parte di progettazione che in virtù degli stop non è stata realizzata, però comunque nel 2021 verrà conclusa e di lì in avanti verrà affidata a questi soggetti la gestione ordinaria di quegli spazi. Non un progetto fine a se stesso, ma un progetto per riqualificare uno spazio, per ridonarlo alla città e per far creare quel luogo di incubazione, di confronto, di ascolto. Tante volte che cosa manca alla nostra generazione? Manca la possibilità di potersi confrontare, la possibilità di far sentire la propria voce. Quando un professionista della mia età arriva a partorire un'idea che sia utile per il proprio territorio, fa difficoltà a metterla a rete, perché magari sviluppa delle competenze in ambito architettonico, ma poi gli manca la connessione con il mondo culturale piuttosto che con il mondo amministrativo. Ecco, creare questo spazio che potremmo definire anche di co-working, senza esagerare, quindi di Un confronto, di coworking culturale. co-progettazione, co-working specifico in ambito culturale, e quindi evidentemente da lì usciranno una serie di progettazioni che verranno poi inserite dall'amministrazione nel proprio programma amministrativo, e quindi un confronto per quelle che possono essere delle riqualificazioni anche di altri spazi della città. Questi giovani saranno coinvolti per andarci a descrivere che cosa manca alla Cosa nostra vogliono, città e cosa soprattutto come si ritengono? può realizzare quel che manca. Non è soltanto un punto di vista critico, che certamente è funzionale ed è utile per la città, ma poi è anche un punto di vista pratico per andare a realizzare quel che in qualche modo, a loro avviso, è necessario per far crescere la nostra città da un punto di vista culturale. Scusi, Assessore, e i fondi per poter realizzare non tanto l'avviso pubblico, la riqualificazione di questi spazi del mercato coperto, ma poi per realizzare e dare risposte a tutta questa progettualità che di sicuro parlando di giovani verrà fuori. Innanzitutto è stato finanziato, come abbiamo detto, per il triennio, sia la riqualificazione fisica che l'avvio, tra virgolette, di questo spazio è stato finanziato da ANCI fino a circa 310 mila euro. Dopodiché, evidentemente, noi siamo sicuri che questo sistema continuerà a rappresentare un'esperienza virtuosa che si autoalimenta, e quindi partecipando a varie forme di progettazione dell'ANCI, della Presidenza del Verrà Consiglio, finanziato si con finanzierà di eventuali volta in altri volta bandi per per. ogni singolo progetto, ma comunque l'amministrazione che metterà loro a disposizione
Questi spazi, una volta riqualificati, sarà al loro fianco e laddove lo ritenga che questi progetti siano singolarmente meritevoli, saremo noi come amministrazione ad intervenire per dare quella quota di supporto che sarà necessaria, valutando progetto per progetto quello che può essere il. Chi valuterà questi progetti? E Questi progetti verranno valutati magari da una la reale commissione. attinenza con le esigenze del territorio. Assolutamente sì, verrà valutata da un pool di esperti che vengono definiti da quei soggetti che insieme al Comune di Teramo costituiscono la rete istituzionale che ha partecipato alla progettazione. Quindi spaziamo dal Comune di Ascoli, il Comune di Teramo, fino a delle associazioni in ambito culturale e delle associazioni in ambito di comunicazione, di rigenerazione urbana, fino a uno studio di architettura che avrà il compito di coordinare le attività e i lavori che verranno realizzati all'interno del progetto. Quindi c'è una forte connessione del nostro territorio con il Comune di Ascoli, che è il comune capofila di questo progetto, e con tutti gli Quindi altri non è partner. un progetto esclusivo teramano, ma è un No, progetto. assolutamente. Era richiesto proprio per la partecipazione che si creasse una rete istituzionale, non solo, che vede coinvolti il Comune di Teramo, il Comune di Ascoli e una serie di altre Leggevo realtà. addirittura anche a San Giorgio a Sì, Cremano, in realtà. è un percorso che viene da lontano, sono tante esperienze che si sono realizzate nel tempo, penso a San Giorgio a Cremano, come giustamente ricordavi, ma la stessa Ascoli, dove dei progetti relativi a questo bando sinergie negli anni passati si sono già realizzate e hanno dimostrato quanto queste siano virtuose. Oggi si tratta semplicemente di esportare quel modello a Teramo e di vedere come possa entrare in sinergia, come giustamente dice il bando, con quella che è la nostra realtà. Entrare in connessione con l'esperienza teramana, con le competenze teramane, con tutti gli ospiti di valore, di spessore che evidentemente questo progetto coinvolgerà. C'è dietro a questo progetto l'idea di dare spazio a tanti giovani che sono vicini alla cultura a Teramo, musicisti, artisti, teatranti, eccetera. Mettere in qualche modo, comunque al di là poi dell'aprire strade per i giovani, mettere in qualche modo la cultura a sistema? Che Assolutamente sì. Ripartendo dal forse è una cosa territorio, che manca, perché a in Teramo in passato realtà le evidentemente realtà ci sono tutte molto spesso scollegate. è quanto mai vero quanto dici, perché purtroppo nel passato molti sono stati gli artisti che hanno raggiunto gli apici della propria carriera fuori dai confini teramani e regionali, hanno dovuto cercare fortuna altrove e in qualche modo questo vulnus andava accantonato, andava superato. E quello che abbiamo provato a fare, soprattutto nell'ultimo anno, nell'anno dell'emergenza, come assessorato alla cultura e come assessorato agli eventi, penso di poter parlare tranquillamente a nome anche di Antonio Filipponi, l'assessore agli eventi, abbiamo provato a ripartire dal territorio, a ripartire da quelle migliori esperienze che avevamo sul nostro territorio. Non è un caso, cito evidentemente l'esempio più eclatante, se quest'estate all'interno del palinsesto di Teramo Natura Indomita abbiamo avuto la possibilità di far esibire Casa di Lego. Casa di Lego da lì a qualche mese ha avuto la Sarebbe possibilità diventata di la nostra star. esplodere a livello nazionale perché lo merita, perché è un artista di assoluto valore, una giovane di assoluto valore, a lei auguro il meglio. Ha avuto la possibilità quest'estate di essere con noi ed era la più felice del mondo, ve lo posso assicurare, e noi più di lei nell'avere la possibilità di ascoltarla. Di lì a qualche mese avrebbe vinto X Factor, ha vinto X Factor e oggi probabilmente si lancia su un panorama di assoluto livello. Questo è quello che abbiamo provato a fare durante l'estate teramana, costruendo l'unico cartellone della provincia che in qualche modo mettesse insieme tutti gli ambiti culturali. Abbiamo provato, anzi abbiamo fatto delle esposizioni artistiche, penso a Montauti, Melarangelo, Annunziata Scipione e tanti altri, Sanni Candri, tanti altri che in qualche modo si sono riusciti a esporre le proprie opere a Fontella Noce, penso al palco del Parco Fluviale, dove tanti artisti e tante associazioni del territorio hanno trovato il modo di esprimersi nonostante la pandemia e anzi di offrirci una visione positiva di uscita dal momento drammatico che stiamo vivendo, ed è quello che abbiamo provato a fare anche durante queste vacanze natalizie. Non a caso siamo stati l'unica amministrazione comunale che ha puntato sul territorio, che ha costruito un progetto per il territorio, sul territorio, valorizzando il proprio patrimonio artistico. Perché abbiamo realizzato una 3 giorni all'interno del Teatro Romano, del Castello della Monica,
della Pinacoteca Civica, di quei luoghi della cultura simbolo della nostra città, abbiamo fatto esprimere tutti gli artisti del territorio. Questo non solo per dare un supporto economico alle maestranze, ma una vicinanza istituzionale necessaria da parte del loro comune in un momento di così grande difficoltà. Dobbiamo ripartire dal valorizzare le nostre eccellenze, senza cadere nel campanilismo, senza rischiare in qualche modo di instaurare dei meccanismi poco virtuosi di conflitto sulla territorialità, ma piuttosto cercando di capire che laddove vi è un'esperienza culturale e artistica da valorizzare, il compito delle istituzioni è proprio quello di essere al loro fianco. Noi vogliamo fare la nostra parte. Citava a proposito del Natale Teramano anche il Castello della Monica insieme al Teatro Romano e la Pinacoteca. Del Teatro Romano qualcosa ci ha detto. Della Pinacoteca qualche giorno fa avete presentato col professor Papetti una Catalogo. iniziativa che è più importante probabilmente di una semplice iniziativa editoriale del catalogo della Pinacoteca, che non ha mai avuto, penso, la La Pinacoteca d'Itera, ma non di Pinacoteca, recente ha avuto comunque. l'ultimo catalogo, con l'amministrazione Sperandio. Parliamo di più di 20 anni fa. Io ero uno studente delle elementari ed era stata fatta questa ricostruzione, delle opere. Della collezione del comune di Teramo. Però evidentemente dopo 20 anni anche il mondo dell'arte è andato avanti, ha sviluppato delle nuove competenze e quindi evidentemente era necessario intervenire sul tema. L'amministrazione comunale, grazie allo straordinario lavoro che aveva avviato l'assessore Ponziani prima di me, era riuscita a riaprire la Pinacoteca. Un lavoro che poi ci aveva portato dapprima a raccontare quello che è la Pinacoteca, e penso agli incontri della Ricordiamo gli Pinacoteca si incontri. racconta in una prima fase in presenza, poi con l'arrivo della pandemia li avevamo trasformati in incontri digitali, quindi delle video lezioni di autorevoli esponenti del mondo della cultura che intervenivano su opere che sono presenti all'interno della collezione della Pinacoteca. Un altro progetto relativo alla digitalizzazione che nei prossimi giorni verrà presentato, più o meno in coincidenza con la riapertura di domani della Pinacoteca, perché oggi bisogna costruire il museo fuori dal museo, bisogna permettere a quello che è la nostra collezione di vivere anche al di fuori delle mura della Pinacoteca, di essere comunicata attraverso dei canali che sono propri di una generazione che va avanti. Del resto l'ho detto più volte nelle diverse conferenze stampa, se gli Uffizi di Firenze arrivano su TikTok, probabilmente è il caso che nuovi canali di comunicazione, di diffusione della cultura e dell'arte vengano sperimentati anche dai comuni e dai musei civici più piccoli, penso anche quindi Che è alla anche più Pinacoteca semplice di probabilmente Teramo, come assolutamente percorso. sì. L'ultimo step era rappresentato appunto dalla realizzazione di un catalogo che in qualche modo ci permette di riassegnare alcune opere per le quali sono cambiate le attribuzioni dei vari artisti, così come ci consente di andare ad approfondire e andare a colmare quelli che potevano essere dei vulnus o delle imperfezioni rispetto al precedente catalogo. Abbiamo realizzato stiamo realizzando un'opera di assoluto valore che, come ci ha ricordato l'editore, sarà pronta per Pasqua. Lo abbiamo fatto anche qui con le maestranze del territorio, perché insieme al professor Papetti c'è la dottoressa Quintigliani, c'è Maurizio Anselmi e l'editore è Fotografo Giacinto Maurizio Damiani. Anselmi, la dottoressa Quintigliani, vicina alla Pinacoteca da sempre. Assolutamente sì, sono dei professionisti nel loro mondo di assoluta garanzia per quanto riguarda il lavoro che stanno realizzando e soprattutto sono delle esperienze, degli esperti evidentemente del territorio. Anche in questo caso abbiamo preferito valorizzare quanto di buono, di positivo, di virtuoso abbiamo sul nostro territorio per realizzare questo catalogo che ci permetterà da un lato di avere un prodotto di promozione turistica, perché evidentemente Anche di poter sapere quali opere far. abbiamo, perché poi sono convinta che non tutti i teramani lo Assolutamente sì, assolutamente sanno sì. bene Far conoscere. delle ricchezze che ci sono nella nostra Pinacoteca. Far conoscere Teramo fuori da Teramo e quindi far sì che la cultura possa essere quel canale di diffusione, di conoscenza della nostra città anche fuori dalle mura.
cittadina. Sarà Non anche in digitale il catalogo? è il passaggio immediatamente successivo, una volta che avremo diffuso il catalogo, realizzarlo anche in formato digitale. Abbiamo partecipato al bando Piccoli Musei del MIBACT, con il quale speriamo di avere un finanziamento che ci consentirà di andare a digitalizzare non solo il catalogo, ma in qualche modo andare ad ammodernare quello che è il sito culturale della città di Teramo, e quindi poter andare a costruire un palinsesto nel quale sarà possibile conoscere tutta l'offerta culturale che è presente in città. Non le chiedo niente del museo archeologico perché temo che andiamo ad arrampicarci su un argomento piuttosto spinoso, piuttosto complesso. Purtroppo anche lì rientra il problema sisma e il problema ricostruzione protagonista. Le chiedo il Castello della Monica, cosa ne farete? Castello della Monica, siamo al lavoro. Innanzitutto siamo estremamente soddisfatti del lavoro che stiamo portando a compimento, un Sistemato intanto il giardino e gli percorso esterni. che viene da lontano, viene dai governi Prodi degli anni 90, i primi finanziamenti relativi al Castello della Monica, una riqualificazione di quello spazio, un recupero di quello spazio. Abbiamo terminato la parte per quanto riguarda il giardino esterno del castello. Stanno ultimando, a giorni verranno riconsegnati i lavori per quanto riguarda il primo blocco di intervento interno al castello, ma stiamo già ragionando con gli uffici e con una serie di stakeholder del territorio, sempre in ambito culturale, artistico, a cominciare dalla facoltà, dall'università e dalla facoltà di scienze della comunicazione per quanto riguarda la sua vocazione artistica, sul come andare a riqualificare quello spazio. Siamo in una fase fortemente avanzata. Nei prossimi giorni non voglio svelare nulla. Verrà comunque restituito alla Assolutamente, cultura, all'arte, assolutamente sì. Nel possiamo, questo momento in possiamo cui dirlo. avremo la possibilità di realizzare quella programmazione che tu richiamavi in apertura, e quindi non essere legati a zona gialla, zona arancione. Perché la vera difficoltà di oggi è che noi domani, come abbiamo anticipato, riapriremo la Pinacoteca e l'Arca, ma c'è il rischio che Non non appena si sa quanto torneremo in richiuderà. zona arancione, quei luoghi debbano richiudere. Un luogo come il Castello della Monica, da tantissimo, forse troppo tempo, atteso dai teramani, nel momento in cui verrà ridonato alla città, è giusto che si presenti anche quella che è la prospettiva che si dà a quel luogo. Evidentemente, Che non certamente, sveliamo, ma in ambito avete. culturale, verrà presentata nei prossimi giorni, non appena avremo qualche certezza in più sulla durata delle riaperture e quindi della possibilità di progettare. Andrea Core, la riporto al mercato coperto e a Space Market. Le chiedo di svestire i panni dell'assessore e di vestire quelli da giovane teramano. Lei cosa vorrebbe, se lei potesse come giovane ragazzo di questa città partecipare al bando, all'avviso e lavorare a questo progetto, lei cosa farebbe per Teramo? Io parto da Le un. Io cose secondo un giovane teramano più emergenti e più importanti da fare? parto da un presupposto, ossia io vorrei che i giovani di questa città capissero la reale chiave di lettura, il reale punto di forza di questo progetto, ossia la possibilità di sedersi a un tavolo, non con un'idea precostituita, ma con la possibilità di creare sinergie, di confrontarsi con i propri coetanei, magari entrare con un'idea e costruirla insieme agli altri. Non in un'ottica di competizione, la mia idea è migliore della tua, ma piuttosto partire da una progettazione di massima e insieme a tutti gli altri, insieme a tutte le altre potenzialità del territorio, costruire evidentemente la Teramo del domani, perché questa è la chiave vincente, ossia quello che è mancato in questi anni è la possibilità per una generazione di sognare una Teramo da qui a 10 anni, ed evidentemente questa è la chiave di lettura del progetto. Io credo che vi siano una serie di luoghi della cultura teramani che vadano rilanciati, che vadano riscoperti, che abbiano delle enormi potenzialità, ma che in fin dei conti non vengono adeguatamente valorizzati. Quindi ripartirei da una riqualificazione, da un ridonare alcuni spazi a Teramo, perché tante volte mancano dei luoghi di Ci aggregazione dica quali, non l'assessore, ripeto, perché magari l'assessore è legato anche
ad opportunità burocratiche e anche insomma, di iter per il recupero di certi spazi. Ok, sogni, sogni. Lei cosa farà? Io mi Il aspetto che da primo. lì, mi aspetto che da lì esca un progetto di valorizzazione di quell'immobile che oggi è il Museo del Gatto, perché lì, in una piazza centrale di Teramo, che per anni è stata quasi simbolo del degrado come Piazzetta del Sole, Tolga il immaginare quasi, che ci tolga. siano dei giovani che vogliono spendersi per riqualificare e uno stabile e un immobile, dargli una vocazione e contestualmente rivalorizzare un luogo del centro come Piazzetta del Sole, evidentemente può e deve uscire come spazio dalla condivisione che può dare un progetto come Space Market. Così come credo che alcuni dei progetti che dovranno essere realizzati, penso anche al Castello della Monica, possano uscire dal confronto tra i giovani che saranno coinvolti su Space Market. Dopodiché io ho sempre guardato al di là dei metodi sui quali per troppo tempo si è discusso a Teramo, ma certamente c'è anche un tema relativo al teatro comunale e quindi su tutto quello che era lo stabile, la ferita aperta che ancora ha una città relativa all'operazione sulla Standa che fu fatta decenni fa, andare a capire come riqualificare quello spazio. Dopodiché si potrà realizzare o meno, questo lo capiremo in una seconda fase, se sarà realizzabile e quindi devo rivestire i panni dell'assessore, ma come Dell'assessore. giovane evidentemente io mi concentrerei per Su capire queste come cose. rivalorizzare questi tre luoghi perché in qualche modo si vanno ad aggiungere ad altri spazi in quel percorso che parte alla Pinacoteca e che si chiude a Madonna delle Grazie, un percorso virtuoso che fa della cultura il perno e l'identità del nostro E territorio. praticamente coinvolge anche tutta la Tutto il passeggiata centro storico della città, archeologica, assolutamente, tutti e due, per valorizzarli, assolutamente. perché Però poi. farlo con un'identità chiara, farlo ripartendo da uno sguardo di prospettiva, i giovani hanno questa possibilità oggi di immaginare il futuro, di farlo con i loro occhi, di non subire un qualcosa di già determinato, ma di costruirlo insieme. Questo sarà sicuramente il punto di forza. Siamo in chiusura, parlava di un avviso pubblico rivolto agli under 35, sarà pubblicato sul sito del Comune, verrà Assolutamente sì. Sul diffuso. sito del Comune sarà poi pubblicizzato con i vari canali che stiamo attivando per la comunicazione del progetto, oltre che da tutti i partner coinvolti, con il quale, ricordo, selezioneremo 17 figure, 5 manager culturali, 6 musicisti in forma singola o associata e 6 rigeneratori creativi che avranno un po' il ruolo di connessione, di rigenerazione urbana, architettonica di alcuni spazi. Beh, intanto un bel sogno e auguro Dobbiamo tornare a che sognare. diventi assolutamente È lo sì. stimolo più grande che dobbiamo avere, non appiattirci su una quotidianità che, specie in questa fase emergenziale, può Diventa diventare rischiosa. opprimente, rischiosa, può annebbiare anche le menti più giovani. La possibilità di sognare, di ampliare i propri orizzonti è quello che non dobbiamo mai perdere, non lo devono perdere soprattutto i giovani. In chiusura, nel salutarla, una battuta veloce veloce, ha citato uno dei luoghi critici di Teramo, la Piazzetta del Sole, e io le cito l'altro, Piazza Sant'Anna, che è anche quello assolutamente centrale e vabbè, forse nel Covid è anche di più oggetto di scorribande, chiamiamoli di ragazzini terribili. Io purtroppo condivido la Oltre al definizione. controllo, all'intervento delle forze dell'ordine, ok, la cultura può fare Non qualcosa. Altri voglio invadere i terreni di ambiti. competenza di alcuni colleghi. Ci tengo innanzitutto a fare una premessa. In una fase, proviamo tutti quanti a fare questo sforzo, cioè a immaginare noi stessi se avessimo vissuto l'emergenza del 2016, del 2017, del 2019-20, se avessimo vissuto due terremoti, probabilmente dall'Aquila, poi il terremoto del centro Italia, la nevicata e il Covid, immaginare di essere dei ragazzi tra i 14 e i 20 anni. Io credo che vada ringraziata questa generazione per come sta dimostrando delle capacità di resilienza. È evidente però che all'interno di questa generazione ci sono delle melemarce, come ci sono sempre state. A me non piace questa narrazione per cui tutti i giovani di questa città sembrano essere racchiusi in quella categoria che va stigmatizzata, va marginalizzata, intesa come comportamento, non come figure. Vanno invogliati i giovani a credere che è possibile immaginare una Teramo
diversa. La cultura ha un ruolo fondamentale in questo, quindi evidentemente Quantomeno gliela dovrete mostrare una assolutamente sì, Teramo diversa. dobbiamo provare a costruire una progettazione come quella di cui abbiamo parlato per provare a stimolare quelle che sono le loro sensibilità e quindi a lavorare su un qualcosa di differente, perché altrimenti si va verso quell'appiattimento di cui parlavamo. Quindi immaginare una prospettiva, la cultura ha un ruolo fondamentale su Piazza Sant'Anna. Qualche anno fa un ospite internazionale che venne nel corso di una celebrazione del premio Teramo, commentando in maniera sarcastica, potremmo dire, su Piazza Sant'Anna, disse: "Oddio, com'è bella questa copertura, peccato che sotto vi siano gli Gli scavi scavi. archeologici", quasi a prenderci in giro per un'opera Certo. che risulta essere incomprensibile. Oggi abbiamo il compito, e lo faremo proprio all'interno di Ideate, il progetto che oggi ha presentato il sindaco, di presentare una progettazione che coinvolga Piazza Sant'Anna, che la renda vivibile e vissuta, non come lo è oggi, ma piuttosto riqualificata da un punto di vista artistico. Alcuni interventi li realizzeremo a prescindere da altre progettazioni con fondi comunali per mettere in sicurezza quel luogo, altro verrà fatto da un punto di vista della sicurezza, come hanno più volte ripetuto i miei colleghi Verna e Di Bonaventura, però evidentemente dobbiamo far sì che quella piazza recuperi quel ruolo di salotto della città, di centro di stimolo da un punto di vista culturale, anche per le giovani generazioni. E questa è la ricetta dell'assessore alla cultura di Teramo, Andrea Core, che io ringrazio per essere stato con noi e per averci accompagnato in questa ricognizione della Teramo futura, possiamo dire, perché veramente fino Della Teramo che adesso sogna. della Teramo che sogna come assessore, ma soprattutto mi pare di capire, soprattutto come giovane di questa città, noi un po' più adulti ci affidiamo e vi auguriamo il miglior lavoro per renderci questa Teramo culturale come veramente una Teramo di ripartenza. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi do appuntamento alla prossima edizione di Dentro la Notizia. Buonasera.